Buongiorno amiche, buongiorno amici bianconeri, bentrovati qui sul mio canale di Primo Mattino, martedì 11 giugno, contenuto dedicato a Siamo al passo di addio e non solo. Prima di svilupparlo, consentitemi di ringraziarvi per i tanti messaggi che state lasciando sotto i contenuti, per le tante interazioni, continuate a farlo. Devo anche dirvi che molti passano, transitano dal canale, visionano magari i contenuti, ma non sono iscritti al canale. Questi perlomeno sono i dati che riporta YouTube. Allora, se non vi costa nulla e da parte mia è assolutamente gratuito, iscrivetevi al canale, azionate la campanella di notifiche, mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando possa essere stata di vostra compagnia. Dunque, siamo al passo di addio perché ieri, in via definitiva, Wojciech Szczęsny, dopo aver ben compreso le intenzioni del club, dopo aver capito di essere fondamentalmente indesiderato, non tanto per questioni tecniche, ma per questioni economiche, ha aperto ad un suo possibile trasferimento e la corte dell'Al Nasr, la squadra di Cristiano Ronaldo, che peraltro è parte in causa in tutto questo, perché Cristiano Ronaldo sta ovviamente interagendo, sta cercando di convincere il portiere ex compagno di squadra alla Juventus ad un suo trasferimento nella Saudi League. Tra l'altro Al Nasr, che avrebbe offerto un biennale piuttosto corposo, si vocifera intorno ai 20 milioni di euro netti a stagione. Insomma, cifre spropositate, ma al di là di quelle che possono essere le cifre, anche fossero inferiori, per Wojciech Szczęsny si apre un palcoscenico che non aveva contemplato, un palcoscenico quello della Saudi League, che fosse per lui rimarrebbe semplicemente una mera utopia. Ma da persona intelligente, da professionista assolutamente esemplare, quale obiettivamente è sempre stato, ha capito che per lui le porte alla Juventus si stanno chiudendo e che rimanere da indesiderato, o comunque da un club che ha deciso di voltare pagina in via definitiva anche alla voce portiere, non gioverebbe molto probabilmente a nessuno, sarebbe un po' come essere un separato in casa, comunque un indesiderato e obiettivamente per quella che è la sua visione, non è questo la massima ambizione. Quindi sta valutando seriamente la possibilità di andarsene. Anche se ovviamente lo avrebbe fatto più volentieri alla scadenza del contratto, ha sempre dichiarato di che se a Torino si trova bene, che la famiglia sta molto bene a Torino e che avrebbe voluto onorare il contratto sino alla fine, fatto salvo che non, diciamo, non fosse stato il club a chiedergli di andare perché deciso di puntare su altro. Beh, il club non so se lo abbia fatto in termini così espliciti, ma glielo ha fatto abbondantemente capire con la mossa Michele Di Gregorio, giocatore che verrà annunciato solo dopo la firma di Thiago Motta sul contratto, solo dopo l'annuncio di Thiago Motta, giocatore avallato dallo stesso Thiago Motta perché portiere ritenuto moderno, che sa impostare dal basso, che sa usare molto bene i piedi e quindi diciamo si abbraccia e si sposa un progetto completamente nuovo che non prevede più la presenza di Wojciech Szczęsny, ultimo dei, diciamo, pretoriani della vecchia Juventus, della Juventus che purtroppo a questo punto possiamo dire non c'è più. Ecco, una volta uscito Wojciech Szczęsny, se dovesse andare in porto diciamo, la trattativa tra Al Nasr e Juventus, perché fondamentalmente a questo punto manca soltanto capire quale indennizzo la Juventus chiede per Wojciech Szczęsny e se l'Al Nasr, dopo aver offerto un cospicuo biennale al calciatore polacco, sarà, diciamo, dell'idea di soddisfare le richieste bianconere. La sensazione è che si proceda spediti verso l'uscita del portiere, magari prima dell'inizio degli europei, per, diciamo, consentirgli di svolgere il proprio campionato europeo nella condizione psicologica migliore, quindi con tutte le questioni personali di club sistemate. È chiaro che Szczęsny avrebbe preferito, dovendo lasciare la Juventus, sposare un progetto diverso, ma in questo momento l'offerta concreta al giocatore è arrivata dalla Nasr di Cristiano Ronaldo e si è in attesa che poi arrivi l'offerta concreta alla Juventus, che dovrà decidere se accettarla o meno. E nel momento in cui l'accetterà, ecco che la storia tra Wojciech Szczęsny e la Juventus potrà ritenersi definitivamente conclusa. Dispiace certamente perché ritengo Szczęsny un professionista esemplare,
un uomo molto intelligente, al di là di un grandissimo portiere tra i pali, qualche canocchia, come la chiamiamo noi qua in Romagna, dalle nostre parti, ce l'ha sempre regalata, ma sono certamente più i punti che ha saputo regalare alla Juventus che quelli che ha saputo regalare agli avversari. Ovviamente non per volere proprio, ma perché purtroppo gli errori, gli sbagli fanno parte del mestiere del portiere e lui almeno una volta a stagione ci è caduto dentro, ma questo non fa di lui certamente un portiere meno forte, anzi, io credo che a tutt'oggi possa tranquillamente essere annoverato tra i migliori 5 portieri del mondo senza problemi, perlomeno per quello che concerne i pali. L'uscita non è mai stata probabilmente la sua arma migliore, l'utilizzo dei piedi così e così, non certamente da dietro la lavagna, però sicuramente ci sono portieri che da quel punto di vista sanno offrire di più, ma questo non toglie che la Juventus perde un grandissimo professionista qualora appunto dovesse andare in porta perderà un grandissimo professionista qualora dovesse andare in porta alla trattativa, e personalmente dispiace, soprattutto dispiace che questo avvenga senza che gli sia data la possibilità di salutare il suo pubblico, perché Szczęsny certamente questo lo meriterebbe e diciamo lo avrebbe meritato qualora dovesse andare in porto quello che vi ho appena raccontato. Giornata di ieri che si è anche arricchita di ulteriori sviluppi sulla questione Douglas Luiz, perché al di là dell'obiettivo prioritario che è appunto quello di Coop Miners e di confermare Adrien Rabiot, tra l'altro filtra ulteriore ottimismo, in settimana dovrebbe arrivare la risposta definitiva, si va verso un matrimonio duraturo e continuativo, quello con Adrien Rabiot, è emerso chiaro ed evidente l'intento della Juventus, dopo aver assaporato la possibilità di fare l'operazione Douglas Luiz per, diciamo, intuizione dello stesso Monchi che voleva Weston McKennie, e aveva proposto alla Juventus e a Cristiano Giuntolo in via iniziale di intavolare una trattativa, seppur con costi decisamente differenti tra i due giocatori, perché Douglas Luiz ha una valutazione che oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro, più verso i 50 molto probabilmente, mentre quella di Weston McKennie la Juve ne fa una valutazione di circa 30 milioni, quella che ne fa l'Aston Villa è decisamente inferiore, intorno alla metà. Quindi la distanza è abbastanza cospicua da pensare di poterla colmare con il cash, al di là della contropartita Weston McKennie, tanto che all'Aston Villa è stato proposto ed è al vaglio evidentemente questa proposta anche il cartellino di Samuel Ealing Jr. È un'operazione questa che sicuramente dobbiamo seguire, perché anche ieri si sono diciamo susseguite telefonate tra i due direttori sportivi, operazione che consentirebbe a Thiago Motta di avere quel centrocampo che molto probabilmente la Juventus non ha avuto certamente negli ultimi anni, ma che la Juventus deve avere per poter, diciamo, cercare di dare seguito a quello che sarà l'idea di calcio dello stesso Thiago Motta. E vi aggiungo anche, notizia abbastanza fresca, che Barrenechea, di cui non si è parlato tantissimo nell'ultimo periodo, si vociferava ad inizio, a fine stagione, diciamo, dopo la chiusura della Serie A, di una sua possibile inserimento in qualche trattativa, quale contropartita, perché è un calciatore che gode di grande stima in diversi club di Serie A e quindi poteva rientrare nel novero di alcune trattative. Beh, la sensazione invece, o perlomeno più che la sensazione, la volontà, almeno così mi è stato riferito, da parte di Thiago Motta è quella di averlo a disposizione. Uno, perché è un giocatore che lo ha colpito nel corso della passata stagione. Due, perché vuole testarlo e capire se può essere, così come lui pensa, un centrocampista importante del roster, quindi della rosa della Juve della prossima stagione. Vediamo, è una pista certamente questa anche da tenere in considerazione, perché è quel classico giocatore che magari nell'oscurità sembrava dovesse partire, essere inserito in qualche trattativa e poi sarà in grado di ritagliarsi invece uno spazio importante in una stagione che vedrà la Juventus impegnata su 5 fronti e in diverse, veramente in diverse tante partite. Quindi, per concludere, occhio alla trattativa Douglas Luiz con l'inserimento anche oltre di Weston McKennie di Samuel Ealing Jr., Szczęsny al passo di addio e Barrenechea invece che sembra rispondere con i suoi requisiti ad una possibile diciamo stagione da protagonista con la Juventus di Thiago Motta. Ditevi la vostra, ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine. Ciao.